Sono due i pilastri che sostengono e compongono questo festival: la parte concertistica e la parte educativa, pedagogica. Gli atelier sono dei laboratori dove i musicisti del festival possono incontrare i giovani e con loro sviluppare un percorso di ricerca e di crescita. Quello che succede al Festival Musica sull'Acqua è qualcosa di abbastanza anomalo. Qui mi sono trovato in una specie di strano contenitore in cui la musica era contemporaneamente l'elemento centrale e anche il pretesto per fare qualcos'altro, no? Per noi è sempre stato fondamentale richiamare qui sul lago delle personalità artistiche, sì, di altissimo livello, ma anche capaci di dialogare con i più giovani e di poter condividere con loro l'esperienza più profonda del percorso di crescita di un artista. Sì, un bambino che suona il violino non è insieme col flauto perché non si stanno ascoltando, si ascoltano, poi loro si rendono conto che funziona e lì nasce un'altra cosa e si sviluppa